Allora, oggi siamo all'evento di Lenovo e in mano questa volta abbiamo il Lenovo Yoga Tablet 2, questa volta il dispositivo è nella sua versione Android, non facciamo vedere quello con Windows a bordo perché non c'è praticamente personalizzazione da parte di Lenovo, ormai tutti i dispositivi con Windows 8.1 sono abbastanza simili, quindi vi facciamo vedere questa versione Android. Vi facciamo vedere intanto che da buon yoga ha questa basettina metallica che può essere inclinata in vari modi con questo buco qui al centro. Il buco permette di poter appendere il nostro dispositivo, quindi magari ad un chiodo, una qualsiasi cosa, per tenerlo in questa posizione, e allo stesso modo la basetta permette un utilizzo così, un diverso utilizzo in quest'altra maniera, e allo stesso tempo di tenere chiuso e utilizzare ad una mano grazie a questa parte cilindrica posta qui su un lato, e rendere molto comodo l'utilizzo ad una mano. Come possiamo vedere, l'interfaccia è abbastanza simile, o almeno ricorda in buona parte l'interfaccia iOS. Questo si vede anche da delle accortezze software come questa utility, diciamo, di toggle posta qui sul fondo, richiamabile praticamente allo stesso modo di un iPad. Ma parlando di specifiche tecniche, all'interno di questo dispositivo abbiamo un processore Intel Atom Z3745, abbiamo delle interessantissime casse poste qui in basso sulla parte cilindrica, Dolby Audio, quindi dovrebbero garantire una ottima resa sonora. Abbiamo una doppia fotocamera posta, una sul retro qui in basso a sinistra, mentre ne abbiamo un'altra frontalmente qui davanti, 8 megapixel sul retro e 1.6 sul fronte. Abbiamo la possibilità di avere una versione 4G opzionale. Il display in questo caso penso sia il modello 8 pollici con risoluzione Full HD, un pannello IPS, c'è anche la versione da 10.1. La batteria integrata sempre cilindrica qui sul fondo garantisce fino a 18 ore di autonomia, e all'interno del dispositivo troviamo Android nella sua versione, non riesco ad andare, andiamo a cercare le impostazioni, vi faccio vedere che Android nella sua versione KitKat 4.4.2. Questa è una breve anteprima del dispositivo, appunto, Lenovo Yoga Tablet. Vi anticipiamo che presto avremo un prodotto in anteprima di Lenovo da provare, ma non si tratta di questo Yoga Tablet 2, ma di un altro dispositivo. Per questa breve anteprima è tutto, un saluto a tutti da Tony.